Bitcoin è morto, Bitcoin è stata una truffa, hanno fregato un sacco di soldi, è il solito giochino della famosa catena di Sant'Antonio. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, vi racconto una storia del mio weekend passato, una sera a parlare di questo mercato delle criptovalute e a trovarmi di fronte a questo tipo di affermazioni in cui alcuni cari amici mi dicevano questo tipo di frasi, mi dicevano: guarda, Bitcoin è stata una truffa e non è servito a nulla e adesso è crashato, è morto, non funziona e nessuno lo usa. E soprattutto si riferivano chiaramente al valore del mercato che è crollato inesorabilmente nell'anno 2018. E qui un po' mi sono inalberato, come si suol dire, perché ragazzi, perché intanto si parla per estrema ignoranza sull'argomento e la cosa dà un po' fastidio, a prescindere, perché quando si sparano sentenze, qualsiasi esse siano, bisogna comunque avere quantomeno un minimo di conoscenza di quello che si sta dicendo. Al che mi sono leggermente inalberato e ho detto: ora ti faccio vedere come è morto Bitcoin, guarda questi dati, guarda queste analisi e poi ne riparliamo. Ma prima di iniziare con il clou di questo video, io vi chiedo di iscrivervi al canale TradingOn perché questo sarà un video a due fasi, quindi due parti. Questa di oggi parleremo delle fasi di ribasso di Bitcoin che sono state, che sono avvenute negli anni scorsi e cercheremo di fare dei confronti, ma nel prossimo video, che probabilmente sarà pubblicato a fine settimana, andremo anche a fare le previsioni di prezzo futuro. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere le notifiche e soprattutto inserite nei commenti i vostri punti di vista, perché confrontarsi è fondamentale ancora di più quando si parla di trading, quindi commentate nei video. Spostiamoci sul grafico ed eccoci davanti al grafico. Sì, lo so ragazzi, voi questo grafico non lo vedete spesso sul mercato perché chi di voi mi segue da tantissimo tempo, nei primi mesi del mio canale parlavo sempre dell'utilizzo del grafico logaritmico per quello che riguarda l'analisi di mercati speciali, chiamiamoli così, come quelli delle criptovalute, perché sono mercati ad alto tasso di crescita in termini percentuali, per cui valutare nel lungo periodo, nell'attuale magari situazione si potrebbe anche fare, ma nel lungo periodo valutare questo tipo di grafico utilizzando il grafico lineare è sbagliato, è un errore, perché non abbiamo una visione, un'immagine con il grafico lineare coerente con quella che è effettivamente la realtà, per un problema matematico. Ma nella fase attuale, che magari il mercato è poco volatile, si può usare tranquillamente il grafico semplice, quindi il grafico lineare. Se invece andiamo a valutare il lungo periodo di Bitcoin, dobbiamo obbligatoriamente usare il grafico logaritmico. È quello che vedete in questo momento qui davanti a voi, è il grafico logaritmico di Bitcoin. Vi faccio anche una premessa fondamentale, e cioè quella che i dati del passato non sono assolutamente previsioni attendibili del futuro. Questo è fondamentale capirlo perché, ragazzi, il passato è vero che ha un impatto, ha un'influenza, ma non spiega il futuro assolutamente. Di solito esistono delle similitudini, se siamo bravi riusciremo a cogliere queste similitudini, ma badate anche bene che, soprattutto se guardiamo un lungo periodo, quindi un atteggiamento di lungo periodo, il passato ha una maggiore rilevanza sul futuro, diciamo che può essere rappresentato in maniera un po' più coerente. Nel video di oggi quello che faremo è parlare del passato, quindi attenzione a uguagliare il passato al futuro, ragazzi, perché è importante capire la differenza, ma nello stesso tempo possiamo provare a fare questo giochino e vedere se effettivamente esistono delle similitudini tra quello che è successo nel passato e quello che sta succedendo in questo momento, anche per schiarirci le idee su che fase siamo di mercato. Allora, siamo davanti al nostro grafico. Ipotizziamo quello che abbiamo appena detto, che il passato, diciamo, sia una rappresentazione attendibile, ragazzi, del futuro. Attendibile, non dico precisa, ma attendibile. Questi sono i dati settimanali. Le candele che vedete sono settimanali di Bitcoin contro dollaro.
di Bitstamp, che è l'exchange che ho trovato quello più ampio su TradingView e che mi dà più storico in sostanza. Partiamo dall'ottobre del 2011, quindi mancano un paio d'anni, quelli proprio iniziali di Bitcoin, ragazzi. Comunque partiamo da questa fase e iniziamo a vedere quello che è l'atteggiamento del mercato. Intanto io una domanda ve la faccio e mi riferisco anche ai miei amici che mi dicevano Bitcoin è morto. A voi sembra un mercato morto questo qui? Altro che morto, ragazzi, altro che morto. È un mercato assolutamente in trend rialzista. Quindi intanto rispondiamo alla prima domanda. Bitcoin è in trend rialzista di lungo periodo? Assolutamente sì, però ragazzi, mi riferisco a lungo periodo, non a un anno e mezzo, ma a un lungo periodo che parla di 4-5 anni. A questo punto possiamo tranquillamente affermare che Bitcoin ha un trend di lungo periodo, lunghissimo, assolutamente rialzista. Andiamo poi a vedere quello che è successo invece da un punto di vista di calcolo nelle fasi ribassiste. Poi nel prossimo video analizzeremo anche le fasi rialziste. Nelle fasi ribassiste, ragazzi, guardate un po' che cosa è successo su Bitcoin. 25 di novembre, più o meno 20, queste sono settimane, quindi settimana, non giorni, ragazzi. Attorno a fine novembre, il mercato nel 2013 fa un massimo, in sostanza, secondo i dati di Bitstamp, lo fa intorno ai 1000 dollari, circa 1100 dollari. Da lì in poi inizia una fase ribassista, la vedete qui, che terminerà a gennaio del 2015, badate bene, a circa 150 dollari, ragazzi. Tanto una cosa importantissima da analizzare, per chi come me fa un'analisi ciclica, è il tempo. Quanti giorni ci ha messo Bitcoin a fare questo nuovo minimo? Quindi ci prendiamo il nostro range data e andiamo a posizionarci tra questo massimo e questo minimo e notiamo intanto che ci sono stati circa 59 settimane tra un massimo e un minimo. Quindi questa fase ribassista di Bitcoin è durata un anno e qualcosa, 413 giorni, circa un annetto per fare questa sua fase di minimo. E soprattutto una cosa che poi ci interessa capire, al di là della durata, quindi dell'analisi ciclica, ci interessa capire anche l'estensione di prezzo. Quant'è il ribasso? Quanto ha perso Bitcoin da questo massimo a questo minimo? In sostanza siamo a meno, vedete qui sono su per giù quasi 1000 dollari, ragazzi, di perdita, meno 985, poi non ho fatto sicuramente i dati all'euro, tanto è irrilevante, ma quello che ci interessa è vedere un ribasso di circa l'80%, 85%, ragazzi, quindi tra l'80 e il 90% del valore della cripto è stata persa in circa 400 giorni, 400 giorni, 59 settimane. Andiamo invece adesso a vedere un confronto con quello che è la situazione attuale. Guardate questa situazione attuale, ragazzi. Andiamo a fare lo stesso tipologia di calcolo, quindi intanto ci mettiamo il range data per capire quante settimane, quanti giorni sono passati tra il massimo di dicembre 2017 e il minimo costruito il dicembre del 2018. E ci troviamo in una situazione similare a quella dell'anno 2013. Quindi, mentre nell'anno 2013 il ribasso è durato per circa 60 settimane, 413 giorni, qui in questo momento, ragazzi, siamo intorno alle 52 settimane, 364 giorni. Vedremo dopo, appunto, se possiamo considerare questa una fase conclusiva di questo movimento, ma oggi in questo video dobbiamo fare ancora un'altra cosa, quindi ne parleremo più tardi, quindi verso la fine del video. Adesso andiamo a farci l'estensione di questo ribasso. Quanto è stato esteso questo ribasso? E siamo a 84,13. Vi
risulta similare al passato, ragazzi. La fase di ritracciamento dai massimi di Bitcoin dal 2017 al 2018 ha avuto un'estensione dell'85%. È la stessa identica estensione, più o meno similare, ragazzi, è stata fatta nell'ultimo ribasso tra il 2013 e il 2015. Ora, questo tipo di atteggiamento è indice che il Bitcoin abbia fatto un minimo e che quindi da qui in poi si riparta con questa nuova gamba rialzista. Questo è prematuro dirlo, non è neanche giusto dirlo perché il passato, come vi ho spiegato, non può darci informazioni sul futuro così precise, altrimenti sarebbe una palla di vetro, una sfera di cristallo, però delle conclusioni di natura matematico-statistica possiamo tranquillamente farle. Intanto, Bitcoin è morto, ma quale morto? Assolutamente no, ragazzi, perché questo è abbastanza evidente essere un atteggiamento consolidato da un punto di vista di ritracciamento, quantomeno. Stiamo parlando di un ritracciamento non anomalo, coerente con quello che è la struttura di questo tipo di mercato, un mercato che ci fa dei rialzi abnormi come quelli che abbiamo visto negli anni scorsi, poi ritraccia quantomeno anche di questa percentuale. Quindi è fondamentale capire questa cosa. Quindi intanto questo primo punto. Secondo punto, le fasi cicliche in un mercato, soprattutto come quello delle cripto, e in particolar modo Bitcoin, che è legato anche a un problema di mining, quindi una struttura di, definiamola, computerizzata di andamento, quindi di immissione di questa cripto, ha una ciclicità ancora più visibile, quindi ancora più evidente nel lungo periodo. E questa cosa è scontata, ragazzi, basta guardare questi due cicli, sono pressoché identici. Guardate la M disegnata, che è pressoché identica. Utilizzando questo tipo di analisi possiamo trarre delle conclusioni relativamente al fatto che questa fase di ribasso sia terminata. Questo è un errore perché non può indicarlo un'analisi previsionale, ma lo indicherà assolutamente il mercato. Possiamo poi infine farci anche un'altra domanda che è molto rilevante: dove può arrivare? Se noi abbiamo utilizzato questa tecnica ciclica e di estensione di prezzo per indicare che c'è una similitudine tra queste due fasi di ribasso, a questo punto potremmo anche fare un discorso molto semplice. Proviamo a replicare quello che è successo poi nelle fasi di rialzo, proviamo a replicarlo nel futuro. Andiamo a fare questa ipotesi, che è assolutamente un'ipotesi, quindi del tutto arbitraria, perché come vi ho detto il passato non spiega il futuro. Però, ragazzi, da un punto di vista di lungo periodo e di estensione dei prezzi, soprattutto utilizzando determinate tecniche che tengono anche conto del fatto che un mercato non è identico, ma ha degli atteggiamenti similari, guardando anche come si sono evoluti altri mercati nella storia e tanto altro, possiamo fare delle previsioni per il futuro, per i futuri anni di Bitcoin, e tirarci delle linee guida che possano indicare, per esempio, dove può arrivare la cripto più famosa del mondo, dove può arrivare, che livelli di prezzo potrà raggiungere. E non mi sparate cifre a caso, perché non è così. Ma questa cosa noi la possiamo fare utilizzando queste tecniche di estensione da un punto di vista dei prezzi e delle tecniche di analisi del tempo, e lo faremo nel prossimo video in questo weekend, perché sarà, come vi avevo promesso, questo è un video a due parti. Quindi, ragazzi, per non perdervi anche il prossimo video, iscrivetevi intanto al canale, attivate la campanellina come vi ho già detto, lasciatemi un mi piace perché sono importantissimi su questi video per continuare ad analizzare tutti insieme e dare una mano al canale. Ma soprattutto scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, secondo voi dove può arrivare Bitcoin, facendo le analisi che siano attendibili, ragazzi. Qual è il livello di prezzo che questo tipo di giochino, chiamiamolo così, questo tipo di analisi di estensione dei prezzi e dei cicli temporali ci sta a indicare? Non vi nascondo che io già l'ho fatto, ovviamente già conosco questa risposta, ma a voi la svelerò in fine settimana nel prossimo video. Ciao a tutti e buon inizio settimana!